Onori alla bandiera di guerra del 37° Stormo dell'Aeronautica Militare. In occasione della ricorrenza del giorno dell'Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate, alla presenza del Ministro della Difesa Guerini, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Vecciarelli e dei Capi di Forza Armata, si è svolta nel cortile d'onore del Quirinale a Roma la cerimonia di conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia alle bandiere di guerra. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia anche alla bandiera di guerra del 37° Stormo di Trapani Birgi con la seguente motivazione. Prestigioso stormo dell'aeronautica dalle gloriose tradizioni impiegato senza soluzione di continuità nei vari teatri di crisi al servizio della comunità internazionale dopo aver operato nell'ambito dell'operazione Anifield Protector in Libia, Inherent Resolve in Iraq e varie attività di polizia aerea in zone ai confini dell'Alleanza Atlantica, il 37° Stormo assicura inoltre da più di un anno il monitoraggio dei traffici e movimenti marittimi nel Mediterraneo, partecipando attivamente a scorte di assetti da trasporto diretti al supporto dell'ospedale di Misurata e ricognizioni a protezione delle unità italiane impegnate nell'area. L'aeronautica di Birgi ha sostenuto altresì con i propri velivoli, in collaborazione con altri stormi, l'operazione Prima Partica in Iraq per contrastare la minaccia del terrorismo islamico in terra irachena. Il valore, le spiccate virtù militari, lo straordinario spirito di sacrificio e l'esemplare efficienza che da sempre contraddistinguono il 37° Stormo hanno permesso di totalizzare un elevato numero di ore di volo in operazioni reali, conseguendo straordinari obiettivi e riscuotendo unanimi apprezzamenti in ambito internazionale, cieli della Libia, dell'Iraq, dell'Alleanza Atlantica 2011-2020.